La storia di Fabbrica di Roma è legata alla popolazione falisca. I principali resti archeologici rinvenuti riguardano le abitazioni falische in località Le Molelle, a est di Fabbrica, sicuramente facenti parte di un pagus falisco. La galleria di Ponte Sodo, scavata nella roccia che ospitò le prime tribù falische, le grotte di Materano, ipotizzate quali prime protezioni primitive, i cunicoli sotterranei e infine le molte tombe disseminate nel territorio. Nel 1889 l'archeologo Pasqui scavò in località Monte delle Monache portando alla luce tre tombe a camera. Nonostante fossero già state depredate, queste tombe conservavano vasi a figure rosse, una statua di Fauno e altro vasellame etrusco campano. Di notevole importanza epigrafica furono i nomi dei defunti incisi su alcune tegole: Caio Latrio, Caia Adenia e Staco Leuia. Altro pezzo importante è l'acroterio, in terracotta, rappresentante una vittoria alata. Il territorio di Fabbrica è disseminato di antichi luoghi di derivazione falisca. Tra quelli ancora visibili vediamo grotte scavate nel Peperino, con all'interno nicchie, sicuramente un colombario, proprio all'interno dell'attuale centro storico. Il periodo medievale di Fabbrica inizia nel 1093, col documento con cui un certo Ildebrando concesse all'abbazia di Farfa le sue proprietà, tra cui il fundus Fabbriche. Ancora nel 1177, nella bolla papale di Alessandro III, Fabbrica venne citata tra le proprietà dell'abbazia di Sant'Elia sub Pentoma. Nel 1217 fu donata all'ospedale di San Tommaso in Formis, sottolineando così che Fabbrica appartenne per gran parte della sua esistenza allo Stato Pontificio. Nel XIII secolo la comunità urbana risulta però tra le proprietà di Manfredi di Vico, avendola acquistata dall'ospedale di Santo Spirito, che la rivendette alla famiglia Orsini. Gli Orsini, in particolare Rinaldo e Giordano Orsini, a loro volta la restituirono nel 1367 all'ospedale di Santo Spirito in Sazia. Passarono solo 8 anni quando Francesco di Vico, prefetto di Roma, ribellatosi alla Chiesa, si impadronì di alcuni dei castelli del patrimonio di San Pietro. Questo evento durò però solo per 2 anni, così nel 1377 i di Vico restituirono il tutto. Ma la brama espansionistica dei di Vico non finì così facilmente. Nel 1431 Giacomo di Vico, alleatosi con Antonio Colonna, si mosse contro l'esercito papale, ma fu sconfitto. Il castello di Fabbrica rimase così amministrato dall'ospedale di Santo Spirito fino al 1536, quando venne concesso in enfiteusi a Lucrezia della Rovere, vedova Colonna. La famiglia della Rovere costruì qui a Fabbrica un proprio palazzo, appena fuori dalle mura, in cui dimorò anche Papa Giulio II della Rovere. La proprietà di Lucrezia durò solo 2 anni, quando il castello fu restituito all'ospedale di Santo Spirito. Nel 1539 fu venduto a Pierluigi Farnese, insieme alla tenuta di Falleri, entrando così nel Granducato di Castro e Ronciglione. Alla famiglia Farnese, in particolare al cardinale Alessandro Farnese, si deve sicuramente la costruzione della Torre di Fabbrica nel centro storico. Il rapporto tra Fabbrica e i Farnese terminò nel 1649, con la definitiva sconfitta della famiglia ribelle da parte di Papa Innocenzo X. Solo nel 1756 Fabbrica passò venduta a Stefano e Leopoldo Cencelli, che, anche grazie ai loro discendenti, restaurarono e abbellirono Fabbrica. Nel 1798-99 il territorio entrò nell'egida francese attraverso l'esperienza repubblicana, passando dal 1809 al 1814 sotto il dominio napoleonico. Dopo il congresso di Vienna, ritornò sotto l'influenza della Chiesa e le sue sorti rimasero legate ad essa fino all'Unità d'Italia. Gli ideali dell'Unità d'Italia pervasero anche la popolazione di Fabbrica, con dimostrazioni anche palesi. Nel 1873, al nome Fabbrica, fu aggiunta la denominazione di Roma,
Così Fabbrica fu nota come Fabbrica di Roma, provincia di Roma, circondario di Viterbo. Da visitare a Fabbrica di Roma la collegiata di San Silvestro. Ingrandita e rimaneggiata nel XVI secolo, si presenta oggi nelle linee dell'ultimo consolidamento risalente al Settecento. L'interno propone, nella parte absidale, un vasto affresco cinquecentesco, attribuito ai fratelli Lorenzo e Bartolomeo Torresani, raffigurante l'ultima cena, la crocifissione, la flagellazione e il paradiso. Negli altari laterali, l'Assunzione, Santa Elisabetta d'Ungheria, San Gaetano, San Francesco d'Assisi, Santa Rosa da Viterbo, le anime purganti e l'Assunta. Sotto l'altare centrale si trovano le reliquie di San Giustino Martire. Il castello Farnese, situato nella parte più alta del centro storico, venne ristrutturato nel 1539 da Pierluigi Farnese, che lo annesse al Ducato di Castro. È stato completamente restaurato alcuni decenni fa dalla contessa Lia Mariani Bianchi-Ninni. Anything you make, maybe you can get a whip. It's enough to make you gay, just enough to make you sick. And each and every day, with the concrete and the masonry, when the paint that's on is dry, you can work it from your eye. Take it from my heart as you stand alone forever from the Roman and the surf and the cloudy, cloudy day. Just a boss thing that is pure and especially for you. Looks like everybody's needing it and everyone is sure. Qui in questa struttura molto grande, con tantissime persone che stanno lavorando e stanno lavorando per la Sagra della Pecora.
Sì, questa è la settima sagra della pecora, una sagra iniziata per scommessa da un gruppo di amici, l'abbiamo fatta sotto casa, diciamo così, amatoriale, e poi il primo anno proviamo ad allargarci un pochino. Il primo anno abbiamo fatto ai giardini del paese, è venuta talmente tanta gente che dopo abbiamo dovuto allargare, serviamo quasi 5.000 persone in 3 giorni. Ecco, qui dentro a lavorare in quanti siete? Siamo un centinaio, tra qui dentro i camerieri che fanno avanti e indietro, tutto servito a tavola. Immagino siete naturalmente tutti abitanti di Fabbrica di Roma e immagino che si crea anche comunità facendo queste cose. Sì, tutti abitanti di Fabbrica di Roma da 90 anni fino ai figli nostri che hanno 10 anni che vanno a sparecchiare i tavoli. Quindi... Senti, ci vuoi fare un piccolo tour per farci scoprire qual è il menù che voi proponete alle tante persone che vengono qua a mangiare? Certamente, sì, facciamo un piccolo tour. Questo qui è l'antipasto, allora io vi giuro, guardandolo pensavo che era l'intero pasto, invece è solo l'antipasto per una persona. È un'idea innovativa, si serve dentro la cassetta, che cosa proponete ai clienti? Questa è la novità di quest'anno, abbiamo cercato di ricreare tutti i prodotti tipici, sia i formaggi che gli affettati di pecora, più c'è un crostino con il fegato di agnello. E questa è una salsiccia di pecora, salame di pecora, lonzino di pecora, insomma un po' di verdure grigliate e più una salsetta d'accompagno per i formaggi. Già questo, diciamo, rappresenta, come possiamo dire, una carta d'identità del territorio. Sì, infatti abbiamo cercato di raggruppare tutti i prodotti tipici della pecora, raggrupparli in un singolo antipasto. Che buono! Uno dei migliori piatti di tutta la sagra! Buon appetito a tutti! Piatto, gnocchi. Gnocchi al famoso castrato, è una ricetta antichissima che lo cucinano le nostre cuoche e fanno questo prodotto particolare che è speciale. Poi c'è l'alternativa, la matriciana, la classica matriciana. Quindi non piace il castrato? Piace la pecora, il castrato. Perfetto, ora andiamo a vedere i secondi. Andiamo a vedere i secondi, iniziamo con la porchetta della pecora che è un'altra novità di quest'anno.
Allora, quella che è appena infornato è una ricetta tua, tra l'altro. Cioè, la fai proprio direttamente te per la festa. Parliamo di porchetta di pecora. Sì, è un'idea che abbiamo sviluppato insieme ai nostri fornitori della carne. Porchetta di pecora, perché porchetta? Perché qui da noi si fa di solito la porchetta normale di maiale con finocchio e aglio, e noi abbiamo inventato così questo rotolo di pecora condito con finocchio, aglio e pepe. L'abbiamo arrotolato e è speciale, cotto al forno, è speciale, garantisco. Allora, quindi questa è sicuramente una chicca da assaggiare, perché ripeto, nelle nostre zone è famosa la porchetta di suino, lo dice poi il termine porchetta. Invece qui utilizzate esclusivamente pecora, quindi sicuramente è un qualcosa da assaggiare innanzitutto venendo qui a Fabbrica di Roma. Allora, possiamo dire che qui stiamo vedendo la protagonista della festa, no? Questa è la protagonista della festa, sono le braciolette di pecora cotte alla brace, senza niente, solo un pizzico di sale, una cosa eccezionale. Poi qui abbiamo anche le salsicce di suino per chi non ama la pecora ed abbiamo un'alternativa. E lì abbiamo le salsicce di pecora. Ah, addirittura, mai viste. Anche questa è una novità dell'anno scorso. E niente, continuiamo a farle con grande richiesta di queste salsicce di pecora. Senti, si parla spesso di agnello e poco di pecora, cioè soprattutto diciamo in gran parte dell'Italia. Perché questo e perché invece la pecora è un piatto che va rivalutato? Sì, la pecora è un piatto che va rivalutato. Noi abbiamo questa ditta che ci fornisce e lavoriamo insieme per trovare ogni anno delle novità, no? Tipo quello che vi ho fatto vedere, l'antipasto del pastore. Qui abbiamo un'altra cuoca del tuo team di più di 100 persone che sta facendo vedere più che altro un altro secondo sempre con la pecora, giusto? Questa è la famosa pecora alla gallara, un'antica ricetta abruzzese, adesso Benella vi spiegherà che cosa c'è dentro. Noi vi proponiamo questa antica ricetta, le facciamo riassaggiare, garantisco che è buonissima, è un prodotto molto buono. Allora, antica ricetta abruzzese abbiamo detto. Sì. Ci sono diverse spezie, lei è abruzzese, quindi naturalmente... Sì, ho portato la ricetta abruzzese e sono orgogliosa, sono 7 anni che facciamo questo lavoro, sono orgogliosa. Allora, che cosa come... Allora, questo si fa un soffritto di 13 spezie. Che non possiamo dire. Dai, qualcuna sì, va dai. Va bene, carota, cipolla, sedano, rosmarino, e aglio... Ok, basta. Salvia. Le classiche, poi ci stanno magari dei segreti. Poi si fa questo soffritto, si aggiunge la carne di pecora. La carne di pecora, pomodoro, le patate che gli fa quella salsina, quelle patate, e si fa bullire 3 ore. Ah, quindi il risultato è questo. E poi è da assaggiare, se è sicuramente buono. È da gustare. Non potevano mancare gli arrosticini, qua dietro abbiamo degli strumenti adatti esclusivamente per gli arrosticini? Sì, questi sono costruiti appositamente per fare gli arrosticini. Sono delle macchinette che cuociono 160 arrosticini ogni 5 minuti, sì, ognuna. Sono 5 macchinette, ma adesso fra poco le accenderemo tutte quando c'è il pienone.
E vengono anche queste, vengono dalla provincia di Chieti, noi le affittiamo, qualcuna è nostra, però insomma ci siamo organizzati bene. Senti, ora non so se tu i numeri ce lo sai dire, però più o meno quanti arrosticini fate voi al giorno, diciamo a pasto e in generale durante tutta la festa? L'anno scorso in 3 giorni abbiamo fatto 22.000 arrosticini, quindi... Ricordiamo, quant'è la popolazione di Fabbrica? Fabbrica è 9.000 persone, quindi però... più di 3 volte la popolazione che è del vostro paese, diciamo. Eh sì, 22.000 sono tanti, poi vabbè, c'è anche gente da fuori che viene, perché facciamo tanta pubblicità, comunque siamo contenti insomma del nostro risultato. Solo però Festa della Pecora, ma altri eventi che voi organizzate come comitato? Sì, noi organizziamo eventi tutto l'anno, più piccoli, più insomma medi, e tutti questi fondi vanno per festeggiare il nostro patrono, San Matteo e anche San Giustino. Senti, per chi magari nella nostra zona vuole venire a Fabbrica a vedere magari altri eventi da voi organizzati, come può fare? Avete dei contatti? Sì, abbiamo un sito internet, una pagina Facebook, Comitato San Matteo e San Giustino Fabbrica di Roma, dove escono tutti gli eventi che facciamo.